Shake and shine, si inizia sempre così, con un po' di brillantini, con un po' di storia veloce, con un po' di fiero. E adesso lo so. Iniziano a prendere forma i drink.
diciamo a tutti quanti il tuo nome, Daniela? Allora, io mi chiamo Daniela Istrate. Da dove vieni? Di origini da Romania. Ok. Però vivo in Italia da 10 anni. E come pensi che sia andata la tua esibizione? La finale molto bene, veramente, sono veramente felice, soddisfatta e contenta. Che cosa che è difficile. Perfetto. Essere soddisfatti. Sono contento. E giusto due parole a proposito dell'organizzazione e localizzazione di questo evento. Cosa molto, molto bene, mi sono trovata molto bene. La Flare Room, cioè il posto dove allenarsi, è grande. Lo stage è piccolo, però è bello. Fatto bene? Sì. Tutta roba buona da mangiare. Perfetto. E tutto molto. Mi sono trovata bene. Domanda forse stupida o forse no. Chi pensi che vincerà il titolo? Oh, è difficile perché oggi ci sono tanti big name, tanti barman internazionali molto molto forti. Non lo so, forse c'è Tomek Malek, Marek Stefanov, Luca Valentin, non lo so. Due consigli per, magari per esperienza personale, per migliorare magari per la prossima stagione, la prossima competizione. Magari qualcosa che hai trovato che Per l'organizzazione? Organizzazione, localizzazione. Per l'organizzazione, probabilmente i risultati delle qualifiche. Perfetto, possibilmente, la prima. E dopo. Dicevamo lo stage anche, forse dobbiamo. Lo stage magari leggermente più grande, perché un po' ci siamo un po' tutti trovati un po' stretti. Certo. Io un po' di meno perché sono piccola, però gli altri un po' di più. Perfetto. Allora, è stato un piacere, cara Daniela. Anche per me. Spero tu vinca. Grazie. Ho già vinto. Perfetto, sono contenta per te. Ci vediamo okay, alla prossima. Ok, grazie.